A Termoli e Campomarino i gestori balneari hanno riattivato gli stabilimenti per accogliere i primi turisti italiani e stranieri arrivati in zona per le festività pasquali e ci sono già le prime prenotazioni per i mesi di luglio e agosto. Peccato per il tempo che ha rovinato i piani di tanti gestori, tuttavia molti saranno aperti nella giornata di domani. Il sindaco Francesco Roberti augura a tutti i concittadini e turisti una buona Pasqua. Auguro a tutti voi una santa Pasqua da trascorrere in maniera serena con le famiglie, con gli affetti più cari e soprattutto dopo 2 anni di restrizioni finalmente raggiungiamo quel po' di libertà che ci manca da tanto tempo. In questi momenti bisogna anche fare una riflessione considerando i fatti di guerra che stanno succedendo in Ucraina e che sia una pace di resurrezione e soprattutto che ci riconciliamo con tutte le persone con cui abbiamo avuto degli scresi o delle incomprensioni, che sia una santa Pasqua. Mentre per l'assessore al turismo Vincenzo Cotugno, dopo il boom di presenze degli anni scorsi, complice la pandemia, la stagione estiva che sta per entrare nel vivo sarà quella della consacrazione. Le previsioni sono buone, con il bando Turismo e Cultura contiamo di implementare molto l'offerta turistica regionale con eventi, con approfondimenti culturali per portare avanti quella che è la storia, le tradizioni, i costumi della nostra regione. Noi dobbiamo puntare sulle nostre unicità, che sono unicità per un turismo esperienziale che è stato riscoperto proprio come post-Covid. Stiamo su quell'asse, i risultati ci stanno dando ragione, continueremo a investire in questo settore.